secondo della parte alta con soli 3 centesimi ha un vantaggio di 64 centesimi al secondo intermedio che voi vedrete fra pochissimo. Questa è un'informazione che io ho perché in realtà queste immagini vi vengono registrate un attimo prima e poi mandate in onda. Attenzione a Michael Maes, speriamo che riesca sempre fino alla fine, sapete dei problemi che ha di respirazione in questo periodo che gli impediscono di rendere al meglio. Tutto a questo punto, guardate il suo intermedio, 1:12:33, primo. A questo punto tutto sta a vedere se Michael riesce ottimo il greccio in curva, ha lasciato correre molto bene con la sensibilità fisica che ha Michael Maes, 1:47 di vantaggio, eccezionale prestazione di Michael Maes. Speriamo che non fargli respirare, che le gambe gli tengano, lui è veramente affaticatissimo in questo tratto di pista, ma direi che non ci sono problemi, dovrebbe strapassare al comando con il tempo di turno 19:08 con 2:28 Mook Maier ha stracciato letteralmente tutti gli altri, speriamo che nessuno riesca a superarlo, indubbiamente questo è un tempo eccezionale, prodigioso Michael Maier, prodigioso i nostri preparatori degli sci che sono riusciti a far correre gli sci, persino gli atleti che scendono sul 50-60 sono da tenere d'occhio e sono pericolosissimi. Piantanida, attenzione, ecco l'intermedio, 1:69 nettamente avanti, vediamo un po' come scia, 48 centesimi di vantaggio su Maier e ha sciato bene in questa curva, quindi esce veloce Giorgio Piantanini, attenzione, infatti rimane in vantaggio Giorgio Piantanini, a questo punto si gioca tutto nella S finale, se non sbaglia probabilmente passerà davanti e sarà proprio lui, come vi dicevo, a togliere la soddisfazione a Maier. 2:19, oh, tempo di Maier, chiude Piantanini, è dietro, primo e secondo, 2:19:42, non ha sciato in modo perfetto Piantanini nel finale, ma è secondo, primo e secondo per la squadra azzurra, grandissimi Brignone e Bonseri che hanno preparato due paia di sci per questi atleti, veramente fuori dal mondo, eccezionale. Una pista pericoloso ed era il nostro operatore. Che sta andando giù velocissimo, speriamo di poter concludere questa telecronaca con la discesa del nostro operatore che è al terzo posto, tre italiani ai primi tre posti, formidabile impresa di questo giovanissimo Berna Operatore, 20 anni di Bresanone in Selva di Val Gardena, è una grande giornata per lo sciurro, signori. Al primo posto Michael Maier, secondo Giorgio Piantanida, terzo Werner Pelatone di Selva di Val Gardena. Evidentemente la cura